E Gesù, trovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: «Voi avete udito da me». Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Il battesimo nello Spirito Santo, che si manifestò per la prima volta nel giorno della Pentecoste, andò via via scemando nel corso dei secoli, riducendosi ad una sporadica e episodica esperienza, non sempre accolta con entusiasmo. Verso la fine del 1800, Charles Fox Parham, un pastore metodista e insegnante biblico, assegnò ai suoi studenti del Bethel Bible College di Topeka, in Kansas, una ricerca basata esclusivamente sulle Sacre Scritture, proprio sul tema del battesimo nello Spirito Santo, per accertare se quella esperienza fosse ancora valida o meno. Alla conclusione della ricerca, furono tutti concordi nel ritenere che fosse ancora valido. Iniziarono allora a pregare il Signore per essere battezzati nello Spirito Santo. Tra gli studenti, la prima a riceverlo fu Agnes Osman, nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre del 1900 e il 1 gennaio del 1901, dopo che il pastore Parham, dietro sua richiesta, le ebbe imposte le mani. In seguito, altri studenti e lo stesso Parham, considerato il padre del movimento pentecostale, furono battezzati con lo Spirito Santo. Ma entro l'estate di quell'anno, la scuola biblica fu costretta a chiudere. Parham quindi fondò The Apostolic Faith e iniziò a girare per tutti gli Stati Uniti, continuando a insegnare intorno al battesimo dello Spirito Santo, con il segno del parlare in lingue, sino a giungere nel 1905 a Houston, dove aprì un'altra scuola biblica, alla quale si iscrisse William Joseph Seymour, un 35enne predicatore battista di colore, figlio di ex schiavi, che rimase molto colpito da quell'insegnamento e lo fece suo. Invitato a Los Angeles da una chiesa del Nazareno, frequentata da afroamericani, predicò sul battesimo nello Spirito Santo con il segno delle lingue, ma il suo insegnamento fu rigettato e Seymour fu cacciato dalla chiesa. Ma alcuni credenti, una dozzina in tutto, lo accolsero e si trasferirono nell'abitazione di uno di loro, Edward Lee, dove Seymour continuò i suoi insegnamenti. Successivamente si trasferirono in un'altra casa privata al 214 di North Bonnie Brea Street, dove a partire dal 9 aprile 1906 alcuni di essi iniziarono ad essere battezzati con lo Spirito Santo con il segno del parlare in altre lingue. Tutto questo suscitò grande curiosità e richiamò masse di persone. Così, in breve, la casa divenne troppo stretta e dovettero cercarsi un luogo più spazioso. Si trasferirono quindi in un vecchio edificio abbandonato al 312 di Azusa Street e che nel passato era stato una chiesa metodista, poi una stalla e un magazzino, dove il 14 aprile del dì di quell'anno iniziarono le riunioni. Per 3 anni e mezzo si ebbero 3 culti al giorno. Si iniziava dalle 10 del mattino per terminare alle 22, a volte a mezzanotte e persino alle 2 o alle 3 del mattino. Seymour scelse di chiamare la neonata comunità The Apostolic Faith Mission, a voler sottolineare il legame e la continuità con The Apostolic Faith fondata da Parham, precursore del movimento pentecostale. Il nuovo gruppo subì attacchi anche molto duri da parte delle altre chiese, anche quelle del movimento di santità da cui Seymour proveniva, e persino da parte della stampa secolare e segnatamente del Los Angeles Times, che scrisse degli articoli di fuoco criticando ad esempio il fatto che neri e bianchi pregassero insieme,
il modo estatico di pregare, il parlare in altre lingue, la lunga durata dei culti, eccetera. Di fatto, il Los Angeles Times, con i suoi sprezzanti articoli, fece una gran pubblicità alla neonata chiesa, richiamando folle di curiosi, molti dei quali furono poi battezzati con lo Spirito Santo. Un tassello importante per il collegamento tra il risveglio di Azusa Street e l'Italia fu William Durham, pastore di una chiesa di Chicago, dove si trovava una chiesa frequentata da italiani detta dei Toscani, i quali erano usciti dalla chiesa presbiteriana del pastore valdese Grill, di cui faceva parte Luigi Francescon. Durham si recò a Los Angeles desideroso di ricevere il battesimo nello Spirito Santo, che infatti ricevette. Di ritorno a Chicago, prese ad insegnarlo nella sua chiesa e Luigi Francescon, durante una visita nella chiesa di Durham, fu battezzato con lo Spirito Santo e divenne il primo pentecostale italiano. Il 15 settembre 1907, Francescon condivise questa straordinaria esperienza con i suoi fratelli italiani e diversi di essi furono battezzati nello Spirito Santo. Il 15 settembre 1907 segnò così la data di nascita della prima chiesa pentecostale italiana. Fu sempre Francescon, preceduto da Giacomo Lombardi, della stessa chiesa di Chicago, a diffondere quell'insegnamento in Italia a partire dal 1908. In seguito, molti altri italiani d'America, che avevano sperimentato il battesimo nello Spirito Santo, sentirono il bisogno di tornare nei propri paesi d'origine per condividere con i propri congiunti ed amici la straordinaria scoperta. In breve, il battesimo nello Spirito Santo si diffuse in Italia, dando origine al movimento pentecostale italiano, che, come in ogni altra parte del mondo, è un movimento trasversale a tutte le comunità cristiane. Le chiese così ravvivate da questa esperienza registrarono una maggiore efficacia nella proclamazione dell'Evangelo, con molte conversioni. Il 3 gennaio del 1931, Ettore Strappaveccia, responsabile della comunità di Roma, fu il primo pastore pentecostale a vedere riconosciuta dallo Stato italiano la sua nomina di ministro di culto. Ma la cosa durò poco, perché il 9 aprile del 1935 il Ministero dell'Interno annullò quel riconoscimento a seguito della circolare 600/158 a firma del sottosegretario Buffarini Guidi, che metteva al bando il culto pentecostale e che verrà abrogata solo il 16 aprile del 1955. In essa si affermava, a proposito del culto pentecostale: esso si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza. Negli anni successivi seguirono numerosi arresti tra i pentecostali, in seguito ai quali due di essi, Filardo De Simoni e Antonio Brunetti, furono uccisi. Il primo insieme ad altri 335 italiani, trucidati alle fosse Ardeatine, il secondo invece nelle camere a gas di Mauthausen. Il solo Roberto Bracco, uno dei pastori di punta del movimento pentecostale italiano, subì in quegli anni ben 17 arresti. Solo nel 1955, dopo anni di dure battaglie legali, venne accolta la richiesta di riconoscimento del movimento pentecostale, che intanto si era affiliato alle Assemblee di Dio americane. Nacquero così le Assemblee di Dio in Italia, delle quali fu primo presidente Umberto Gorietti. Sebbene la maggior parte delle comunità pentecostali aderirono a questo nuovo ente, ve ne furono molte che non lo fecero e altre che ne uscirono nel corso degli anni successivi. Molte altre comunità pentecostali hanno recentemente dato vita alla Federazione delle Chiese Pentecostali, che secondo gli ultimi dati risalenti al 2004 raccoglie 365 chiese per un totale di 45.000 membri. Vi furono altri servi di Dio che contribuirono in particolare allo sviluppo del movimento pentecostale a Roma, tra cui segnaliamo il pastore John McTernan, fondatore della CEIAM, che oggi conta diverse decine di comunità pentecostali in varie parti d'Italia. Il pastore Luciano Crociani, che ha dato un contributo decisivo alla crescita del movimento pentecostale a Roma, dal cui ministero sono sorte una dozzina di comunità. Una speciale menzione merita l'associazione missionaria Cristo è la risposta, presente in Italia dal 1974, e che oltre a determinare un numero straordinario di conversioni, ottenendo risultati straordinari anche nell'ambito del recupero dei tossicodipendenti e degli sbandati, ha favorito l'unità della Chiesa,
dando anche un contributo determinante al ravvivamento del culto, offrendo un modello di lode e di adorazione a cui si sono ispirati molti.